Spedisci online adesso. Zibaldo.it. Paolo Mieli, oggi ricordiamo una figura importante, Armando Parete, testimone dell'Olocausto. Testimone purtroppo per lui in prima persona, perché fu uno dei primi arrestati subito dopo l'8 settembre, quando ancora non si capiva niente cosa accadesse, l'8 settembre 1943, e deportato a Dachau. E quando tornò in Italia dopo la liberazione, alla fine dell'aprile del 1945, pesava credo 28-29 kg, pesava meno di 30 kg, era una larva umana sopravvissuta dopo atroci sofferenze. Fu un miracolo. Penso che ancora 2 o 3 mesi di quella detenzione e sarebbe sicuramente scomparso. E il suo rientro non fu facile, perché l'Italia non capiva. E per questo io sono qui oggi a parlare della memoria, ma non della memoria pacificata, della memoria delle cose che ci sono voluti anni e anni a capirlo e ancora adesso non sono capite del tutto. E lui è una figura molto importante, perché testimonia, ha il ruolo delle forze armate, cioè un ufficiale della guardia, un sottufficiale era allora della guardia di finanza, veniva ciuffato, preso e portato in un campo di concentramento a morire. Non è ben chiaro il ruolo che hanno svolto i militari, cioè non è chiaro tutto, un ruolo eroico che la gente sottovaluta. E secondo, lui ha dedicato buona parte della sua esistenza nel tempo libero a andare in giro per le scuole, a raccontare giorno per giorno, ragazzo per ragazzo, per cui c'è intorno a questa figura una grande memoria e una grande partecipazione per il ruolo che ha avuto anche come accompagnatore dei giovani alla conoscenza di questi fatti. C'è il sole ad illuminare il lato esterno della caserma della Guardia di Finanza, che porta il nome di un uomo che ha conosciuto la violenza e il dolore, vice brigadiere Armando Parete, nel giorno della commemorazione. A 2 anni dalla scomparsa dell'attivo testimone della immane tragedia dell'Olocausto, la provincia di Pescara e il comando regionale della Guardia di Finanza hanno organizzato una cerimonia premio, così come l'ha definita il giornalista e storico Paolo Mieli, per raccontare ai più giovani la storia di Armando Parete, dapprima deportato presso i campi di concentramento e successivamente destinato al campo di sterminio di Dachau in Germania. Nel corso della mattinata è stato annunciato anche il nome dell'assegnatario 2018 del premio Parete, Vittorio Colao. Ad istituire questo premio è stato il figlio di Armando, Donato Parete. Era il 2005 quando il vice brigadiere raccontò per la prima volta la sua esperienza nel suo paese di poche anime, a Abateggio, e commosse tutti, ha detto Antonio Di Marco, presidente della provincia e sindaco di Abateggio. Insostituibile punto di riferimento per Armando.